Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono velocissimo perché sono proprio le 23:51 del day one della nuova episodio 4 di The Walking Dead Amid the Rains. Oggi ve lo porto qua proprio in anteprima mondiale su YouTube, come potete vedere. Posso anche aggiornare la pagina, non c'è nessun video che indichi il download di questo file, di questo programma, di questo episodio, scusate l'intreccio di parole. Per cui molto semplicemente adesso faremo proprio questo download. Quindi per scaricare, scusate cosa ho aperto, per scaricare il tutto vi basterà scaricare dalla descrizione questo file torrent che, come vedete, comprende tutti quanti gli episodi, quindi installerete tutti quanti gli episodi del gioco e il video sarà diviso in due parti, fra cui potrete decidere adesso. Bene ragazzi, eccoci qua, parte del video in cui tratteremo la parte per chi non ha mai giocato a questo gioco. Per cui, come al solito, scarichiamo torrent dal sito ufficiale, basta scrivere torrent su Google, doppio clic, il file verrà scaricato automaticamente una volta terminato il download, in questo caso è questo. Apriamo la cartella che lo contiene, per cui troveremo questi tre file. Adesso noi andremo semplicemente a fare doppio clic su questo file, che è il file di installazione. Facciamo esegui, scegliamo la cartella dove installare, seguiamo le istruzioni, premiamo install e seguiamo le istruzioni forniteci. Alla fine avremo un gioco totalmente funzionante. Benvenuti, questa è la parte del video in cui parliamo appunto di come fare a installare soltanto l'episodio 4 oppure l'episodio 2, 3, 4 se avevate già dei salvataggi. Allora, per fare questo non ci basterà altro che scaricare come al solito il torrent e scaricare appunto il file torrent. Una volta terminato il download ci ritroveremo il solito file e quindi apriamo la cartella che lo contiene. Chiudiamo qua. Ci ritroveremo questi tre file e non servirà solo il file eseguibile di installazione. Quindi facciamo esegui. Scegliamo una cartella, ad esempio facciamo desktop in questo caso, e creiamo una slash qua davanti un'altra cartella a caso, quindi 1, 2, 3 magari, giusto per dire. Facciamo install e seguiamo tutte le informazioni che ci vengono fornite. Ecco, una volta finito, io non faccio niente perché l'ho già fatto, chiudiamo il eseguibile e ci richiamo sul desktop. Dovremmo trovare appunto la cartella che abbiamo appena creato, io l'ho chiamata 123, voi trovate la cartella che avete fatto voi. Apriamola, all'interno di questa cartella troveremo tre file, li copiamo tutti quanti. Chiudiamo e ci richiamo su computer nella cartella dove abbiamo installato precedentemente il gioco, quindi The Walking Dead Season 2, e qua cancelliamo i seguenti file, quindi state molto attenti: visit www.steam.ro.html, update Walking Dead 2.bat e The Walking Dead 2. Cancelliamo questi file. Facciamo continua, diamo tutte le autorizzazioni necessarie. A questo punto facciamo incolla i file che abbiamo appena copiato, quindi diamo continua e tutte le autorizzazioni correlate. Adesso attendiamo la fine della copia e avremo installato il nuovo episodio pronto per essere giocato. Ovviamente è in inglese perché traduzioni in italiano non ne sono ancora uscite. Non so se l'ho già detto inizio video, comunque questo video qua lo faccio, intanto dico, per ingannare il tempo della copia. Faccio questo video tutorial, anche se di solito non facciamo molti tutorial perché appunto mi sono dimenticato, e quindi mi scuso sia con voi che con chi appunto segue la serie di Watch Dogs e con appunto i stessi membri della community per essere mancato appunto a caricare video questa settimana. Rimedierò al più presto. Nel frattempo spero che questo tutorial possa essere utile a tanta gente. Infatti oggi è proprio il day one, sono fatto il più velocemente possibile, sono riuscito proprio a portarlo in anteprima mondiale. Per me è una grande soddisfazione. Anteprima mondiale ovviamente su YouTube, non su altri siti. Bene ragazzi, ti diamo proprio la fine della copia, gli ultimi. Siamo proprio agli sgoccioli col tempo, perché fra poco sarà la mezzanotte, quindi non sarà più il day one di questa DLC. Tutto.
Ecco fatto, una volta copiato chiudiamo il tutto, possiamo anche eliminare la cartella che avevamo fatto sul desktop. E un saluto a tutti quanti, che sia stato utile e ci vediamo alla prossima al prossimo episodio di Post Dogs, mi raccomando, ciao ragazzi.